siamo con il professore Daniele Marano, che è il coordinatore del comitato Noi Siamo per Riposto. Professore, chi ne fa parte e cosa si propone questo comitato? Ma intanto è un comitato aperto a tutte le forze che si riconoscono ai valori della nostra Costituzione e quindi diciamo ai valori classici della sinistra e centrosinistra in genere. Poi fanno parte personalità di rilievo, per esempio ne cito alcuni, il professor Di Martino, ex consiglieri comunali come Orazio Quattrocchi, per esempio, io ovviamente in qualità di coordinatore del gruppo, e poi questo comitato è presente in consiglio comunale perché hanno aderito due eccellenti consiglieri comunali come Claudio De Ita e Sebastiano Bergancini, che fanno parte diciamo di questo gruppo. Voi vi proponete anche il rinnovamento della classe politica ripostese, però sostenete la candidatura dell'avvocato Carmelo D'Urso a sindaco, e ci sono anche diciamo delle critiche a questa candidatura perché l'avvocato D'Urso ha ormai 80 anni. Perché invece voi siete convinti che sia la candidatura giusta? È la candidatura giusta per tutta una serie di motivi, provo a elencarne alcune per fare una breve sintesi. La prima, perché è chiaro che bisogna fare un piccolo passaggio, ci deve essere un traghettamento di questi 5 anni al futuro, e non possiamo in questo frangente creare delle candidature che sono sostanzialmente ancora fragili, quindi ci vuole una personalità esperta, rodata e che sia estremamente competente. Secondo, perché a differenza di altre potenziali candidature che si dicono in giro, quella dell'avvocato D'Urso è la candidatura che tende a unire, a confrontarsi con le altre forze politiche. Qualsiasi altra candidatura è divisoria. Tra l'altro, una cosa che volevo sottolineare, il nostro comitato non ha alcuna intenzione di dividere o di spaccare, anzi vuole essere da collante tra come nostra forza politica e come altre forze politiche, per cercare proprio di fare questo processo che è diciamo verso il futuro, ossia formare classe dirigente che in questo momento a riposto diciamo è ancora agli inizi. Ci sono personalità che possono dare molto, però oggettivamente una persona competente come l'avvocato Carmelo D'Urso non esiste. Noi dobbiamo portare le persone estremamente competenti che dovranno amministrare il futuro, perché questa comunità come quella di riposto possa rinascere dal declino che ha avuto negli ultimi periodi.